oggi sono stato da Aldi e ho trovato questa nuova prelibatezza. Sono degli spiedini da grigliare e ci sono in due varianti, questa al curry e questa qui invece al tikka, che non so esattamente cosa sia, ma immagino sia una cosa tipo thailandese, non so. Allora, si possono cuocere in padella 4-5 minuti, quindi adesso li prepariamo subito e li assaggiamo. Oddio, cosa c'è? Hanno un cattivo profumo? No, sembra carne, vai lontano. Fammi sentire. Io sento solo odore di ferri, ma mi sembra odore di carne. Ma sentiamo, adesso apro l'altro e vi saprò dire, anzi vi so dire in diretta. Kitty ovviamente non ci può fare niente. Questo mi piace di più come odore. Buonissimo. Mi sembra che abbiano lo stesso odore, solo che uno si sente di più il curry. Prendi uno dal bastoncino, fallo vedere da vicino. Tipo arrosticini. Se lo mettiamo come foto del video. Ciao. Fallo di nuovo. No, ma mangio ancora un po'. Dai, adesso lo faccio anche io, così lo usiamo come... Ok. Ok, ciao ciao. Senz'altro, il problema, come viene detto comunemente così nelle trasmissioni o nei circoli che trattano questo argomento, il problema della droga che si conosce da solo dell'uomo, le persone, l'umanità, così che... sono dedicata a prendere questo kit. La nostra terrazza meraviglioso. Un'intervista, una spezzone, una speciale taglia di Manon Azzaz che ci parla proprio di questo argomento, appunto attraverso. E vogliamo cominciare a parlare un pochettino di questa piaga sociale che è appunto la droga. Allora, prima di tutto volevo rammentarvi che il fenomeno cominciò negli anni 60. Qualcuno ti deve mettere a dire, no, non è vero. La droga esiste da millenni, esiste da secoli. Ecco, su questo sono perfettamente d'accordo. La droga esiste da tanto tempo. Però, così... che sia a portare un fenomeno culturale che si riguarda da vicino e del quale noi stiamo oggi parlando, cominciò negli anni 60, quando i giovani si cominciarono a risvegliare a un'altra realtà di vita. Allora, oggi prepareremo qui sull'isola un bel tiramisù. Non si può dire vegano, perché purtroppo... No, vegetariano. I savoiardi sono pieni di uova. Lo facciamo con i savoiardi, caffè, al quale aggiungeremo l'aroma di rum. Ok, prendi una panna dal frigo, facciamo vedere come l'abbiamo comprato. E poi invece di usare il mascarpone, usiamo la panna da montare Opla a 100% vegetale. Quindi la quantità di uova che ci sarà dentro questo tiramisù sarà solo quella contenuta nei savoiardi. Poi stiamo preparando un bel caffè. Questo è un caffè con la French press. E niente, l'hai già detto, un po' di cacao sopra. Sì, e poi, cioè, ovvio non serve tutto quel caffè. Sì, la beviamo, una parte la beviamo. Se avete una caffettiera da tre, basta una caffettiera da tre. E poi usiamo questo vassoio, questo, come si chiama? Questa pirofila in vetro. Penso che riusciremo a farne almeno due strati.
volendo anche tre, se lo vogliamo un po' a montagna. Vediamo quello che riusciamo a fare. 9 per ogni strato, quindi facendo le prove per vedere. Quindi sì, riusciamo a fare 3 strati, quindi 9 per 3 con 27 biscotti. Okay. Quindi poi ne rimangono? Sì. Quanti, non so quanti ce ne sono. Provo a contare quanti ce ne sono in ogni confezione. 12. Ok. 9. Quindi 12. No, ne resta una confezione e mezzo. Ah, perfetto. Quindi con una di queste confezioni qua facciamo due volte. Puoi fare due volte. La panna credo che basterà una di quelle confezioni lì, ne abbiamo comprate 3, quindi ce ne rimangono altre 2. Va bene, così magari poi il prossimo weekend lo rifacciamo. Va bene, vediamo. Io ho messo il caffè, adesso aggiungo il rum, l'aroma di rum. Il caffè non è zuccherato. Mm-hmm. Come tanto i savoiardi. L'abbiamo lasciato al naturale perché i savoiardi sono dolci. La panna credo che sia zuccherata anche quella già in natura. Comunque, se volete potete zuccherarlo se vi piacciono molto dolci. Oltretutto, se preferite potete usare caffè decaffeinato. Se lo dovete fare per i bambini, ad esempio. Sì, per i bambini lo fate decaffeinato oppure di orzo. Versalo direttamente dentro lì. Perfetto. Vuole una spatola. Un primo strato alla base di panna. Come letto. Mm-hmm. Benissimo, noi l'abbiamo messo un po' nel surgelatore. Sì, mezz'ora nel surgelatore. Era già nel frigo da ieri ed è anche quindi molto fredda, è proprio buona. Quindi queste con le fragole, altro che quella in bomboletta, proprio buona. Poi passare i pavesini nel caffè. Altro strato. Sì, un altro strato di panna. Spalmatela bene. Poi lo mettiamo in frigo, cioè in realtà è già pronto. Il problema è che il caffè è ancora caldo. Ah, ok, quindi mettiamo in frigo un'oretta? Sì, anche di più. Forse dovremmo anche aspettare che avremmo dovuto fare il caffè molto prima e non usarlo caldo. Sì, sì. Allora, siamo arrivati all'ultimo strato, che alla fine abbiamo fatto uno strato in meno di biscotti. Solo 2 strati perché altrimenti la panna non bastava. Infatti è finita completamente, speravo comunque, ne rimanesse. 2 strati va bene, dai. Ecco fatto, adesso prendiamo un colino, si chiama colino? E poi ci mettiamo sopra un setaccio, buono, colino. Boh. No, un setaccio. Ok. Un cacao amaro sopra per il frigo. Adesso mettiamo il frigo almeno un paio d'ore, allora vuol dire che basta questo cacao. Sì, me ne metto ancora ormai. Sì. Ok, andiamo a mettere in frigo. È venuto buonissimo. Adesso lo possiamo assaggiare. Abbiamo messo un paio di ore in frigo più o meno. Sì. Prendi una bella forchettina. Mamma mia, è venuta una cosa stupenda. Molto buono. Veramente buonissimo.